al termine dell'incontro tra Cremona e Mondovì, con le padrone di casa che vincono anche questa partita per 3-0. Siamo con il nostro coach Wizzy, a cui chiedo come sempre un commento, un'analisi al termine di questa partita. Come l'hai vista in campo, Wizzy? È andata forse fin troppo bene quest'oggi? È stata una partita che abbiamo giocato fortissimo, soprattutto in difesa. Abbiamo battuto molto bene i primi due set, poi siamo calati un pochino, la difesa è sempre rimasta alta e nei contrattacchi siamo sempre andati a segno. Oggi è stata una buona partita anche dei nostri centrali in attacco e anche a Muro, sia anche con gli esterni, con Piovesan, quindi è stata proprio una bella partita, nulla da dire, contro un avversario che è comunque di livello. A questo punto, a mente ancora calda, però è giusto dirlo, siamo alla pull promozione con la matematica salvezza. Ti chiedo così il tuo commento su questo traguardo che con le ragazze hai raggiunto insieme allo staff tecnico. Siamo molto felici di questo traguardo, era quello che ci eravamo prefissati all'inizio della stagione. Sicuramente adesso non vogliamo fermarci qui. E una volta che si prende gusto nelle vittorie si vuole sempre andare avanti, quindi vediamo dove possiamo arrivare e lottiamo fino alla fine. Adesso un paio di giorni di scarico, le feste di Natale, vi aspettiamo qui al Paleradi al 26 di dicembre a Santo Stefano per il derby contro Fanengo e sarà un'altra partita di fuoco. Grazie mille Wizzy e complimenti ancora. Grazie mille e auguri a tutti. Siamo con il coach ospite Claudio Basso, benvenuto ai nostri microfoni coach. Innanzitutto, allora ti chiedo un commento, un'analisi a questa partita. Che partita è stata per te, per la tua squadra? Te l'aspettavi di questa difficoltà? Di questa difficoltà sì, me l'aspettavo. Sicuramente non con un approccio simile da parte nostra. Mi aspettavo una partita completamente diversa dal punto di vista dell'impatto, dell'aggressività o dell'entrare in campo, e questo credo che sia il minimo, nel senso che non abbiamo fatto bene niente e quindi giustamente il risultato questo è. Adesso diciamo c'è un'occasione di riscatto a Santo Stefano in casa con Costa Volpino, cosa ti senti di salvare da quest'oggi o da cosa ripartire se vogliamo? Ma quest'oggi da salvare c'è poco, sicuramente dobbiamo far vedere che non siamo questo, ma l'unico modo per farlo vedere è sul campo. Abbiamo fatto due discrete partite portando a casa due punti, lottando fino alla fine, cosa che oggi non abbiamo fatto, e sicuramente questa è la cosa che ci è mancata di più. Grazie mille coach, da parte mia in bocca al lupo per il proseguo e buone feste. Grazie altrettanto e complimenti a voi. Siamo con la centrale ospite Chiara Riparbelli, benvenuta, bentornata ai nostri microfoni, oserei dire. Allora Chiara, che partita è stata oggi, come l'hai vissuta diciamo in campo con la squadra? Ti aspettavi una gara di questo livello, di questa difficoltà? Allora, sicuramente è stata una brutta partita, non mi nascondo dietro nessun alibi, niente, nel senso che è stata una brutta partita, noi abbiamo espresso una brutta palla a volo e secondo me non siamo entrate per niente in campo, quindi se avessimo giocato altri tre set adesso saremmo 6-0 probabilmente. E ci aspettavamo una partita difficile, questo senza ombra di dubbio, loro giocano molto bene, quindi noi eravamo già mentalmente pronti a una partita difficile. Il problema è che proprio con queste partite difficili se si entra in campo scarichi e senza la voglia di vincere le partite non si vincono, ecco. Ti chiedo, come ho chiesto al coach, da cosa ripartire per questa gara di Santo Stefano con Costa Volpino, che sicuramente è un'occasione utile in casa col pubblico amico per ripartire, insomma. Più che occasione utile, io direi che è un'occasione necessaria da sfruttare, perché adesso, visto che Fanengo era 2-1 con Olbia, quindi adesso praticamente siamo a meno 2, in base a come va questi ultimi set, diciamo, capiremo come la classifica. E la partita contro Costa Volpino sarà una partita da non sottovalutare, mentalmente soprattutto. E adesso vabbè, ci sarà un giorno di riposo, poi ritorniamo in palestra, sicuramente dobbiamo lavorare, non lo so, sulla... È difficile come domanda, non lo so, sull'atteggiamento, secondo me, sull'attenzione, sull'entrare in campo, fare le cose per bene, non lasciarci confondere e non lo so, dalla voglia di vincere, perché secondo me è quello che manca. Grazie mille Chiara per il tuo contributo, ti faccio l'in bocca al lupo per il proseguo e soprattutto buone feste. Grazie mille, viva il lupo. Eccoci con il nostro capitano Jasmine Rossini. Allora Jas, la partita che ci aspettavamo, che speravamo, che giocaste, ti chiedo il tuo commento, la tua visione al termine dell'incontro.
Allora, è stata sicuramente una bellissima partita, fatta da noi, perché siamo state incisive in battuta e abbiamo fatto un lavoro da vera squadra in muro e difesa. E poi vabbè, incisività in attacco, è andato bene, siamo andate con il nostro gioco, le nostre convinzioni e soprattutto anche un po' leggere. Eravamo, non so, spirito natalizio, un po' più leggere, quindi abbiamo fatto veramente una bella partita, sia a livello di campo che di tecnica, quindi sono contentissima e fiera della mia squadra. Come hai detto con Wizzy, è giusto dirlo, a mente ancora calda perché la partita è appena finita, però abbiamo raggiunto la matematica salvezza e l'accesso alla pool promozione. Come ti senti pensando a questo traguardo che abbiamo raggiunto? Beh, mi sento benissimo e sono molto contenta, anche perché ci siamo prefissati questo primo obiettivo e quindi siamo riusciti a raggiungerlo con tanta fatica, tanto lavoro di squadra e ovviamente comprende anche lo staff e tutti quelli che abbiamo intorno. Però ci sono anche altri obiettivi e quindi adesso, superato questo, si pensa un po' più in là. L'appetito viene mangiando, diciamo. Sì. Grazie Jazz, complimenti ancora, bravissime tutte. Grazie mille a voi. Buon Natale a tutti.